tempo di reagire ai gesti, okay. Perché altrimenti, e anche la parte prima con gli acceleranti, okay. Di darci un pochino più di tempo alla fine della corona e invitarci al gesto successivo, okay. Altrimenti arriviamo. Sì, l'uscita della corona. Sì, arriviamo, okay. Sempre. Ah, sì. Non solo uscita della corona, volevo dire a chi fa, anche il diminuendo, anche. Tu tieni così e poi non c'è un po' di attacchi, e loro il diminuendo lo fanno da soli. Mentre invece sia nelle corone lunghe che in quelle corte, lo devi far tu. In quelle corte parti subito, in quelle lunghe tieni forte poi. Lo fai, ma il diminuendo deve essere un vero diminuendo, anche quando sono corte lunghe abbastanza per fare il diminuendo. Non è una chiusura del suono, deve essere un diminuendo. Ok. Facciamo da 16. Senza stare a farlo tutto, ma insomma. Possiamo fare da 16. Certo. Ti posso dire una cosa prima del 15? Del 15? E questo è una cosa solo per rispetto, secondo me, della partitura e della musica. Perché all'uscita del teatrino, che è stato fatto molto bene, va benissimo, quando dai l'attacco alla viola, tu ti metti lì come se ti stessi dando l'attacco a un'orchestra sinfonica. No, e allora il pubblico che ti vede si aspetta una cosa sicuramente, perché il pubblico guarda anche il direttore, ma poi soprattutto se ti metti lì così no. E poi gli dai un attacco alla viola che è semplicemente che continua a fare quello che già faceva. Okay. Per cui non succede niente, e questo è molto brutto da vedere. Okay. Non fa. Adesso abbiamo detto che gli diamo un attacco, quindi dagli un attacco, così. Vabbè, guardi. Sì. Sì, io do tre attacchi, quindi... Daglielo, cioè questo è un suggerimento, un attacco musicale nel contesto, insomma. Nelle mie note oppure io vado... No, a 15 no, abbiamo detto che ti dà un attacco. Sì, io dopo vai da solo, Io vado da solo. Sì, sì, dopo vai da solo. Però è un lieve segnetto, puoi anche solo guardarlo. Va bene. E capisce, e anche il contrabbasso è... Allora facciamo da... le tue tre note prima di 15? No, ma non lo stavo a fare, no. Vabbè. Ricordati. No. Allora da 16. Magico se è un suono che non c'è, insomma.
Invece così sono delle scale, cromatiche un po' no. Tu ci fai segno così? Per cui prova a fare, senza fare tutto, senza stare a fare, beh o no? Da 5. Sì, fare da 5, anche al 5 è poco, ma al 5 il glissando, vabbè, è già di per sé che sono. Invece quando entrano le scale sembra un esercizio del primo corso di uno strumento. Ok. 5?